Oh, siamo di nuovo in una puntata di Periscopio. Lo sapete che ogni tanto il Periscopio esce fuori perché normalmente io mi dedico al mio caleidoscopio che ha degli argomenti importanti, inquinamento, ludibrio, corruzione, droga, macello. E ogni tanto però c'è bisogno di rilassarsi con degli argomenti un po' più leggeri. Uno degli argomenti che era leggero era l'arte, è diventato un po' più pesante perché chiaramente sopravvivere di arte in tempi di Covid non è facile. Stavo riguardando vecchi video e quindi cercando di trovare vecchi amici per capire, per telefonarli, per dire ma che stai facendo, sono preoccupato e via di seguito. A un certo punto ho trovato un video molto particolare, ve lo faccio vedere perché introduce la nostra attrice di oggi. Siamo all'Elsa Moranti, uno spazio multimediale all'interno Quartiere di un Laurentina. quartiere laurentino, un quartiere un po' strano, un po' quasi perso nel nulla, appena fuori dalla città, ma in realtà con questa gemma è attivissimo dal punto di vista culturale, no? Sì, è un grande centro che si chiama l'Elsa Morante, mette delle mostre, c'è un parco, c'è un bar e la gente è invitata a venire anche per diffondere la cultura in questo quartiere. E voi in questo quadro arrivate e portate Chekhov. Allora, era un'intervista fatta a una giovanissima, quasi bambina, Raffaella Paleari. Eravamo all'Elsa Morante, come vedete, era un po' più cicciottello, magari, chi lo sa, però insomma, avevo trovato questa giovane compagnia che si muoveva, che stava cercando di costruire uno spettacolo impegnativo, perché l'onomastico di Irina era uno spettacolo impegnativo, tra l'altro Chekhov. E ho trovato la loro prima attrice, Raffaella Paleari, che io credo nel frattempo sia cresciuta. Ciao Raffaella, come stai? Che Ciao Alberto! emozione ti fa, no? Roba caramba, che sorpresa! Che emozione ti fa vederti così giovane? ti giuro, veramente commossa perché, vabbè, a parte che già all'epoca avevi un gran savoir-faire e tenevi, anzi, tieni banco più di me, ma Beh, ma soprattutto insomma, che. non si chiede mai a una donna e non si dice, non c'è bisogno di dirla oggi, era il 2013, eri veramente giovane, quindi hai mantenuto molto bene, insomma, considerato che Sì, poi sì. Mi entravi e uscivi dalle prove, insomma, quindi io ti ho intercettata. avevi intercettato, è vero, tra un entrare e uscire perché ero in imbarazzo e hai beccato me nel disagio top. E, diciamo che adesso ho aggiunto un 3 davanti al 2, quindi sono un po' più high. E che ti volevo E dire? che cosa Ho hai fatto in sentito. questi, cosa hai fatto in questi anni? Cioè, voglio dire, c'è un momento difficilissimo in cui tutti gli attori non si sa che cosa facciano e che cosa riescano a fare per campare, mo ci vuole, perché effettivamente i ristori, non ristori, il teatro non c'è più, il cinema zoppica. Che cosa fare? Cioè, come fai ad andare avanti? Come state facendo andare avanti? Ecco, vedi, le interviste on the road, no? Il Esatto, telefono, arriva la le cose. chiamata. No, come faccio? Io aspetto un attimo. Mamma mia, ci Non mancava la c'è chiamata. problema. Ragazzi, è bello della live, ormai si vive in diretta e in live, no? La gente è stanca, Infatti. abituata. E, no, io quello che ho fatto è rivedermi sui social. Quando c'è stato il primo lockdown l'anno scorso, ho iniziato a fare tantissime dirette in cui anche io ho dato modo per esprimermi, visto che non avevo più il palcoscenico o la disponibilità di poter lavorare su un set tramite queste live di Instagram e ho conosciuto tantissimi personaggi che non potevo, cioè non pensavo che fosse possibile per me. E ho iniziato a Io fare tanti. Scusami, vai. nel frattempo faccio vedere qualche tua fotografia, perché insomma ce ne sono veramente tante. Hai avuto veramente fra i migliori fotografi, credo, no? O no, Sì, insomma. ho avuto la fortuna di collaborare anche con tua figlia, se non ricordo male, quando eravamo all'inizio, tra i primi spettacoli. È vero, Che saluto, assolutamente. anzi, ciao Barbara. Barbara Marolda, una vabbè, perché sono il papà che dice che è una bravissima fotografa. Comunque, no, in effetti sì, è considerata una brava fotografa. È Queste bravissima non nel sono rubarmi le sue. scatti che non ti aspetti. No, e quindi dalle dirette live ci siamo un po' reinventati noi attori. Anche se ad oggi, nel secondo lockdown, questo per me è un secondo lockdown dove si sono rifermati i set, diciamo, e i teatri non hanno mai riaperto perché circa è più di un anno che siamo fermi,
Quelli più grossi, sai, la verità è questa, Alberto, che lavorano sempre gli attori che già lavoravano molto prima. Cioè, nel senso, quello che manca è l'opportunità sempre per noi che siamo più giovani nell'inserirsi, perché anche col fatto che hanno ridotto i provini, devono fare i tamponi per i casting, devono fare le selezioni, fanno molte online, vanno a cercare già con le agenzie più grosse, i nomi più noti. E anche ma infatti lì, il problema è questo. Io ho fatto interviste, che ne so, con Moni Ovadia, che mi ha detto: "Bah, Alberto, se anche io da domani mattina non facessi più spettacoli, ormai il mio l'ho fatto, sto a posto." È l'opportunità a noi di poter continuare a fare questo mestiere, che già si faceva prima, è sempre stato difficile. Come tutti i lavori, questo è un lavoro che va un po' a culo, un po' a fortuna e un po' in bravura. Tutte e tre, secondo me, condizioni fondamentali per poterlo fare. Anche se ti direi, nel pessimismo che non ho perché non mi appartiene, molti direbbero: a un certo punto il lavoro ti sceglie. Quindi se non certo, è questo, anche, magari è qualcos'altro. È anche vero, però insomma io la vedo dura perché la facilità di internet in realtà ha creato problemi a tutti, a noi giornalisti in primis, perché è chiaro che oggi chiunque fa il grande comunicatore, no? Però sai, una bella Porsche che si improvvisa e fa due cazzatelle su TikTok poi magari fa milioni, e tu che comunque stai studiando, stai evolvendoti, fai l'attrice, passi da Chekhov ad altre cose molto più impegnative o impegnative alla stessa stregua, magari poi non hai gli stessi milioni di follower, no? Esatto, quello è il problema, è stato bravissimo. Infatti mi ha salvato che durante l'interruzione di questo primo lockdown, che era l'estate, quando sembrava che avessimo abbattuto la pandemia, è partito un progetto per me molto appagante, che è un circo politico, dove per la prima volta facevamo un circo con attori, quindi legato alla drammaturgia, e lì abbiamo... Ce l'ho, aspetta, un attimo solo che... Bravissimo! Questo è proprio a, diciamo, ancora a progetto praticamente. È stato un mese di una residenza artistica dove attori veri, quindi attori che vengono dal cinema, dal teatro, un attore ad esempio ha lavorato con Peter, con la compagnia di Peter Brook, di Peter Stein, questa formazione qui ci ha permesso di unirci e fare una tournée per ora italiana, partendo da un circo che vuole cambiare il mondo, quindi tutto satirico e anche con molta politica dietro, e fare una nostra costruzione come poteva essere il Manifesto di Marinetti, partendo da questa opera. Una cosa molto impegnata, ma anche leggera. Ma siete riusciti a realizzarlo come oggi il regista gli ho detto: guarda che forse mi faranno un'intervista, parlerò del circo se mi autorizzi. Lui mi ha detto: il circo non si ferma mai, citando il regista che si chiama Berardo Carboni. Che è questa foto è un momento del circus o no? Sì, esattamente, questa è la parte video, perché abbiamo una parte registrata, nel senso che abbiamo fatto degli episodi di questa residenza per poterlo vendere poi sulle piattaforme che conosciamo, per farne anche una fiction, quello che accade dietro, sai, il backstage. Già, perché il problema è sempre lo stesso, quello di poter andare, diciamolo tranquillamente, tanto non ci pagano Netflix o Amazon e quant'altro, esatto. Riuscire a portare perlomeno l'episodio 1, io l'altro giorno mi hanno fatto vedere l'episodio 1 di Sheldon e Company, no? C'era la preview, no? C'era su Netflix, l'avevano messa per un attimo, cioè magari va bene quell'episodio, hai risolto la vita. Esatto, qui noi ci siamo fatti un lavoro tanto grande, perché abbiamo unito subito il teatro, che quindi era la forma, che tra l'altro è la parte più appagante per l'attore, che è quella video. Immagina in un mese post-Covid, tutta questa post primo round del Covid, scusatemi, tutta questa gente insieme che lavoravano, operatori di video, registi, che erano tanti, quelli di montaggio, e tra l'altro un grande gruppo femminile, perché anche le costumiste erano due donne, le direttrici della fotografia erano donne, aspetta, ce li ho, metto, anche se sono piccoli spezzoncini, perché so che non avete ancora terminato il montaggio della tua parte, no. Quindi non hai potuto portarmi più che spezzoncini, però anche questo qui, per esempio, dove vediamo un po', ecco.
un trucco ecco, incredibile. Un trucco anche la truccatrice donna. E abbiamo girato tra la Calabria rivoluzione? E la allora, lei non lo so. E tutti facevano dei personaggi, tipo io facevo la rivoluzione industriale, che vuol dire cosa? L'accelerazione dei tempi, il progresso, chi faceva la rivoluzione francese, chi faceva la Nazione Europa, erano tutti dei personaggi satirici, e capito, anche con un testo che parla, nel senso... C'è tutto da interpretare. Ma comunque dietro. Sono delle produzioni che per quanto costino poco, magari fatte con low budget, però comunque hanno dei costi capperi. No, mamma mia, noi siamo stati un mese ospitati in altro albergo, ristoranti, devo dire che ci hanno accolto benissimo le città, e ringraziamo ancora la Calabria e l'Abruzzo perché ci hanno accolto tra loro per prima. E l'idea è ripartire comunque, e per fare una tournée europea, e magari mondiale, non so che dire, con animali finti, perché chiaramente è un circo politico, quindi ci sono degli animali anche se sono finti. E... quindi comunque, tornando a quello che dicevamo, alle influencer tipo la Porsche su TikTok, con la storiella di 20 secondi, 30 secondi, tu non scegli, cioè quella è una strada più facile, tu potresti forse farla meglio di lei, no? Voglio dire... Io, guarda, l'ho provato a fare in realtà la strada del TikTok, perché tutte le mie amiche, chiaramente io magari sono nella mia cerca di amicizia, mi guardano il mio entourage, mi dicono, ah, è peccato, vedi, lei ha avuto un sacco di visualizzazioni, ti pare che lavora più di te poi? E dici, tu sei bravissima, anzi, vai pure di più. Me lo dicevo proprio 2 giorni fa, magari perché un video è diventato virale. E io sono stata virale a un certo punto, lo ammetto, l'anno scorso che ho avuto un grande sui social e sul web che mi ha portato una grandissima visibilità di milioni di persone e mi si sono aperte tantissimi programmi TV. Però... infatti abbiamo anche quello. Aspetta che adesso ti faccio vedere un pezzettino che non è... lo mettiamo, vediamo un po' se va a schermo intero. No, questo è preso da Instagram, quindi non va a schermo intero. Eccolo, un programma, sì. Qua c'è l'intervista tripa che abbiamo fatto con dei personaggi che sono emersi anche da quel programma. Allora, aspetta che blocco, dimmi. Allora, e quindi questo per esempio era Ciao Darwin. Esatto, io per una battuta che ho fatto in puntata con Bonolis, che ho detto, sono tutta bagnata, sono diventata... ma scusami, ma c'è... no, vabbè, ma c'è un perché, perché non è stato costruito, era proprio spontaneo, perché io avevo fatto una prova dove mi ero chiaramente inzuppata, e io perplessa e sconvolta, avevo l'outfit di velluto pesantissimo, cioè, oh cazzo, ma sono tutta bagnata! E dopo che capisco che avevo il microfono, perché io non sono esperta del microfono, perché sai, i teatri non è che lo usiamo sempre. È certo, dico, differente. Iniziano tutti a ridere, dico, oh, che figura di merda! Quindi 3 tempi super comici. Gliel'hai offerta su un piatto al Bonolis. Un volpone come Bonolis non potevano prenderla. No, infatti è stato un grande successo. Devo dire che ringrazio, perché io sono molto grata per quello che è accaduto. All'inizio ero chiaramente scioccata, nonché sconvolta, poi dopo ho detto vabbè, o la prendi con la leggerezza come dicevi te, o se no non ha senso proprio, bisogna sapersi, sai, non bisogna mai prendersi troppo sul serio, specialmente in questo, secondo me, mestiere. Ecco, forse il segreto è questo. Guarda, ti faccio vedere anche quest'altra, questa è una canzone invece, per esempio. Esatto. Soffro di reflusso. Ecco, prendiamoci su, allora, beviamo. Era
Beh, era carina però questa cosa, molto sì, carina. molto. Ma io infatti ti dico, se la prendi, perché poi ci ho avuto chiaramente le fazioni, no? Il teatro più impegnato che dice no, questo non è più teatro. Schifezza, come ti sei Esatto, permessa? esatto. E poi ho capito che cioè io ho definito questa frase, che l'autoironia per me è la chiave di volta, nel senso se io funziono anche su questo, e farlo a mio vantaggio, no? Non subirmi, questa è la verità, non subirsi con le proprie caratteristiche, perché è chiaro che ti possono tritare in televisione, però stai te a mettere i limiti, no? I Rischi confini. di essere bruciata, tra l'altro, no? Voglio dire, Esatto. no, Io così. per quello non ho preso quei programmi, poi alcuni programmi TV che mi hanno proposto. Bravo Alberto, proprio per questo. Ti Perché poi bruci? ti bruci completamente e non puoi più fare poi cose impegnate, perché l'hai visto, è difficilissimo, no? Anche perché, appunto, in un mondo dove si va avanti, adesso non sono nemmeno più 160 caratteri di TikTok, ma appunto sono i 15 secondi delle storie di... Cioè, scusami, È vero. 160 caratteri di Twitter, pensa, mi sono perfino scordato il nome. Oggi sono i 16 secondi di TikTok, quindi tac, bruciato, è finito, insomma, non è... Esatto. Infatti è tutto più immediato e veloce. Ieri ho fatto una live, infatti ti spiego riguardo a questo, che era con un bravissimo, non si vuole definire lobo, mental coach, e lui mi ha detto: io mi sto esercitando per lavorare sul web, a fare tutto in modo abbreviato, corto, sintetico, conciso, perché la gente ha 10 secondi di tempo da dedicarti, capito? Però aspetta un attimo, cioè facciamo vedere un pezzo, perché io ho preso un altro pezzo che c'è su YouTube tuo, dalle dissolte assolte, cioè sono le Dissolute. dissolute, gioco di parole, infatti, le dissolute assolte, ovvero le donne di Don Giovanni di Luca Gaeta. Facciamolo vedere un attimo, c'è un minutino tuo, che è stato, hanno fatto un potpourri, un montaggio di The Best, e questo è il pezzo tuo. Adoro il popurrì. Insomma, voi due, ora, mi giurate con voce ferma e chiara, quasi come la mia, che sarete i miei testimoni? Velocissimi, anche tu lo giuri? Voi due, messi più o meno così, immaginiamo da sposo e da sposa, quasi sposo, è vero che, insomma, vi riconoscete? Ma non è vero, perché tu credi di riconoscere lei, perché i tuoi ricordi, Don Giovanni, vanno a quell'incontro, al buio, nella primavera, in cui tu e lei vi siete amati senza sapere di essere voi. Ed è tutto più semplice e bello, perché cucinate il vostro passato. Ma adesso tu non puoi giocare più. E va avanti lo Ecco. spezzone, e va avanti. Ma allora, Sì. cioè, io credo che sia molto sottile, no? Cioè, la libido di fare la vera attrice. Cioè, se sta piccola, uno ti avesse detto: che vuoi fare, Raffaella, da grande? Voglio fare l'attrice. Non voglio fare la TikToker, o non voglio fare quella che va in televisione e poi alla fine finisce nel salotto di che ne so, di Ma Bonolis, no? Cioè, io voglio inventare il salotto, in realtà volevo fare il mio salotto che era il salotto di Ruff, perché secondo me poteva funzionare come una rubrica, proprio perché bisogna trovare un modo, secondo me, Alberto, per comunicare con i tempi che si evolvono, capito? Infatti le TikTok, io non è che le condanno, hanno trovato la loro chiave, il discorso è che non bisogna far scomparire l'altro, non è che se Certo. c'è uno non c'è l'altro, educare i gusti, perché poi più siamo bombardati da questo, più ci educhiamo a quel tipo di bellezza, o quel tipo che poi definiamo quello arte, no? Ma per me c'è anche quello, questa è la verità. Certo. Io non disdegno, anzi, ripeto, io ho apprezzato il percorso che ho fatto, io in TV sto all'inizio, non sto a niente quasi, però non mi dispiacerebbe neanche continuare il discorso e non perdere anche l'altra parte, questa secondo me è la verità. Quindi adattarsi ai media, anche perché alla velocità con cui cambiano, è Bravo. veramente difficile farlo, adattarsi ai media senza però scordare il background. Quindi un grande hard disk, va? Se Esatto, vogliamo rimanere informatici, un grande hard disk all'interno del quale fare storage, no? E conservare però tutte le capacità. tutto. Io ho paura che stiamo diventando anche sempre più virtuali. Non so se tu sei d'accordo con me Come che no? e questa cosa a me Stiamo mi facendo spaventa. l'altra intervista, l'avevamo fatta De Visu, adesso sono passati anni e la stiamo facendo virtuale, insomma, e quindi.
è perché la verità è che questa pandemia ci sta rendendo ancora di più virtuali, capito? E quindi vincono loro, perché alla fine cos'è che intrattiene di più? Loro. Non è che possono, non hanno la possibilità, tu non puoi andare a vederti uno spettacolo oggi, se ci vai mi auguro che la gente non avrà neanche paura all'apertura di dire cavolo mi becco il virus là dentro. Cioè, però il rischio qual è? Questo è un telefono, quando tu vedi questa roba qui fai tum 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 tum, cioè io vedo, noi usciamo su tutti i social e Facebook mi manda per esempio i minuti, i secondi che la gente, o le ore che la gente ci segue. E c'è tantissima gente che magari vede il video per 3 secondi, perché lo vede sul telefonino, così, no? Tac, zoom, 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 zoom. Questo è tremendo, perché anche un messaggio politico andrà via. Esatto, esatto, esatto. Ed è questa la verità. C'è sempre un sottotesto di quello che sta accadendo e che la gente magari in modo passivo non se ne accorge e sta respirando, capito? Ci stanno anche negli articoli di giornale, io sono la prima che non li compra quasi più cartaceo, ma sono molto felice quando esco su una rivista e dico andate a comprare il giornale, sono uscita, ma nessuno più li va a comprare e online ti mettono pure il minutaggio di lettura per dirti dai, leggetelo questo articolo, che ti conviene, dura meno di un minuto, capito? È incredibile perché dicono loro quando tu, quanto tu ci devi mettere, è pazzesco, no? Esatto, esatto, e questo fa sì che ti educa a far sì che anche tu i video li devi fare brevi, ma lo stesso Instagram che io uso tantissimo mi mette lui il mio limite, mi spezzetta la citazione, se io lo faccio più lungo non me lo fa caricare. Certo. A meno che non fai i GTV, cioè fai la televisione loro, esatto. Bla, bla 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 bla. E non so neanche come funziona. A proposito di lunghezza, siamo a 22 minuti e 23, il periscopio purtroppo è lungo 20 minuti, poi so che tu devi andare, devi fare altro materiale, sei in studio. Quindi allora, un'ultima battuta, perché poi ormai tu hai detto ho messo il 3 al posto del 2, quindi hai passato una decade, e adesso se ci fossero dei giovani attori, che ne so, di 20 anni, che gli dici? Allora, le dico, cambiate mestiere. No, scherzo, assolutamente. Siete ancora in tempo! Non la taglio questa, guarda. Anche perché è la stessa cosa che io dico ai giovani giornalisti. Lasciate perdere. Lasciate perdere. No, perché alla fine no, serve culo, serve molto culo e studiate. Perché comunque, anche se ad oggi non può, pensate di potercela fare da soli, vi ritornerà utile. La tecnica salva sempre tutti. No, però mi hai tirato una domanda finale di quelle cattive. Vai. E il sesso, sei una bella donna, quanti ci hanno provato? Quanti ci provano? Questa è la verità. Infatti, se lavoro anche meno del previsto, fatevi una domanda. Va bene, Raffaella Parleari, io ti saluto, ti lascio, ti do un bacione. Io non so come chiudere se non facendo rivedere quel tuo pezzo, diciamo, di teatro che secondo me è molto carino ed è tra l'altro ben augurante sul farti ritornare a teatro. Ti saluto già adesso, lancio quello e poi la sigla andrà su quello, ok? Raffaella Parleari, cercatela, sta su Instagram, su Facebook, sta un po' dappertutto, no? Tranne TikTok, per ora TikTok no. Lascialo perdere, sienta a me, come diceva quello. Esatto. No TikTok per ora. Ciao. Benissimo, io vado un attimo, tu se rimani nel backstage, ci salutiamo dopo. Io vado in primo piano, saluto tutti i nostri ascoltatori, gli ricordo che hanno fruito della nostra bravura, delle nostre cose, dei nostri ospiti, del nostro tempo, e hanno utilizzato il loro tempo gratuitamente. Non ci sono sponsor, non siete stati interrotti. Quindi passatemi una mano sulla coscienza, sul cuore, c'è un link, c'è un click da fare e ci aiutate con una vostra micro donazione. Facciamo 5.000, 6.000, 20.000 persone, saremmo ricchi se ognuno cedesse un euro. Voglio, Alberto Marolda vi saluta e dopo aver intervistato una tostissima e molto convinta Raffaella Parleari, manda la sigla. Au revoir! Che non voglio apparire, ma chiù,
di cosa che cagnano mai cagnano per lui. Thank you.